Ciao a tutti, io sono Elisa Verna, l'autrice di Pizzi Neri e Merletti Grigi, romanzo edito da Nulla Dire. E oggi vi leggerò l'Incipit. Bordeaux, 1912. 5 minuti possono rivoluzionare l'esistenza di una persona. Anche un secondo può segnare il passaggio da un prima a un dopo. Mi chiamo Teresa Baldeschi, sono nata a Perugia nel 1846, ho 66 anni e queste sono le mie memorie. Quello che sto per raccontarvi non avrà una spiegazione neanche nel futuro in cui io sono stata, per 5 minuti. Eh sì, per quanto vi possa parire assurdo, sono una viaggiatrice nel tempo, anche se, per chiunque abbia sentito la mia storia, io sono solo una povera pazza, una folle visionaria che è stata internata in un manicomio per oltre 20 anni, un caso irrisolto che ha solleticato la curiosità di psichiatri e cialtroni dell'occultismo. La mia avventura è iniziata il 24 maggio del 1866, quando ero appena ventenne, una ventenne come tante altre, sana e vigorosa, con i suoi sogni, ligia ai doveri e buoni costumi. Amavo la vita, nonostante essa non mi avesse risparmiato una certa dose di sofferenza già dalla più tenera età, per via di una madre allettata e di un padre anaffettivo e avaro. Quel giorno aspettavo il treno alla stazione di Perugia. Ero da sola, pur essendo consapevole che fosse pericoloso per una donna viaggiare non accompagnata. Tra i possibili rischi avrei potuto pensare a qualunque cosa, fuorché ciò che mi successe.